Kissinger, un intellettuale brillante, lo statista americano più visionario della Guerra Fredda. Eppure l'opinione su di lui si è sempre divisa e per ogni ammiratore che alla notizia della sua morte oggi gli rende omaggio, c'è anche un detrattore che lo ritiene un criminale di guerra. Kissinger è stato consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di Stato durante le presidenze Nixon e Ford tra il 1969 e il 1977. Ha supervisionato sia la massiccia espansione della guerra in Vietnam che la sua fine e ha anche orchestrato segretamente tanti interventi militari in America Latina, dalla Bolivia all'Uruguay, dall'Argentina al Cile. Chi lo ammira rammenta la sua efficace diplomazia della navetta in Medio Oriente dopo la guerra di Yom Kippur nel 1973 e il successo del riavvicinamento americano alla Cina, un'idea di Nixon che Kissinger seppe attuare. Insieme a Nixon, tuttavia, Kissinger ha anche messo in cantiere il controverso bombardamento di Natale su Hanoi nel 1972, una delle pagine più buie della guerra in Vietnam. E fu anche il principale artefice delle guerre segrete in Cambogia e Laos, che avrebbero scatenato il terrore di Pol Pot e dei Khmer Rossi, causando la morte di almeno 2 milioni di civili cambogiani. Nel 1973 dette il suo ok al devastante golpe pensato dalla CIA per togliere di mezzo il presidente democraticamente eletto Allende e favorì l'ascesa in Cile del famigerato dittatore Augusto Pinochet. A Washington, nel mentre, Kissinger stava sotto i riflettori e frequentava VIP e star del cinema. Nell'anno del colpo di Stato in Cile, un sondaggio Gallup lo confermò come la persona più ammirata negli Stati Uniti. Tutti lo amavano, eppure Kissinger era dietro le quinte anche ai tempi del Watergate, lo scandalo che portò alle dimissioni di Nixon nel 1974. E non si fece certo scrupoli a ordinare all'FBI di intercettare le conversazioni telefoniche del suo staff, alla Casa Bianca e di diversi giornalisti di spicco. Henry Kissinger, insomma, è stato il Machiavelli americano, l'uomo della Realpolitik, fino all'ultimo il gran consigliere di tanti leader del mondo. A luglio di quest'anno, all'età di 100 anni, è andato a Pechino come ospite d'onore di Xi Jinping, che per lui ha steso tappeti rossi. E anche il segretario di Stato Blinken, il mese scorso, si è consultato con lui sul conflitto in Medio Oriente. Giudicare Henry Kissinger e la sua vita, per certi versi paradossale, è complesso. Un criminale di guerra o un grande statista? Amorale e sostenitore dell'esercizio del potere puro, Kissinger, nel bene e nel male, è stato il più sofisticato statista che l'America abbia mai prodotto. E di questo non si può dubitare.